Vincenzo, buongiorno. Ciao, buongiorno. Senti, io ho dato un'occhiata al tuo menù. Ho visto che c'hai la tagliata alle erbette. Ecco, una domanda che ti faccio subito oggi. Erbette, erbette spontanee, erbette aromatiche. Ecco, erbette spontanee. Beh, ora naturalmente con l'arrivo della stagione primaverile le erbette spontanee sono in esplosione. Sulle nostre colline, che tra l'altro sono ricchissime di tutte di queste erbe, è un divertimento andarle a raccogliere e mangiarle. Naturalmente bisogna saperle riconoscere e saperle usare. Questo perché alcune sono buonissime, sono ricche di nutrienti, sali minerali, molto di più dell'ortaggio classico, naturalmente. E però altre sono un pochino tossiche, quindi potremmo avere dei brutti inconvenienti o delle brutte sorprese. Quindi mi raccomando, attenzione. Beh, poi dopo basta solo sbizzarrirsi. Pensiamo all'ortica, i ravioli alle ortiche con ricotta e spinaci al posto degli spinaci, aggiungere le ortiche sono buonissime. Il risotto all'ortica, ad esempio, anche la borragine con le sue foglie. Mi raccomando, bisogna scegliere quelle un pochino più tenere, un pochino più piccole, sono molto saporite, sia nelle minestre, anche qui ripieno per tortelli, ravioli e quant'altro. C'è una piccola erba, ad esempio, che cresce spontaneamente negli orti soprattutto, che si chiama portulaca. Ha una foglia carnosa, ricorda un po' nella forma una sorta di trifoglio ed è un ottimo ingrediente da aggiungere alla nostra insalata primaverile estiva. Quindi mi raccomando, impariamo a conoscerle, impariamo ad usarle perché sono molto buone e ricche di sostanze nutritive che un tempo erano alla base dell'alimentazione della popolazione. Quindi buon appetito e buona raccolta. Bene, io ti ringrazio. Nella prossima puntata parleremo di finocchio, finocchietto, semi di finocchio e poi vediamo. Bene, Ciao, ciao Vincenzo, arrivederci, ciao! grazie.